È una nuova disciplina olimpica dei giochi del 2024. Ostia ospita una importante manifestazione nazionale di IQ Foil. Una disciplina che in qualche modo fa il suo esordio ufficiale qui ad Ostia. Sì, è vero, è l'esordio nel Lazio della nuova tavola olimpica IQ Foil, che è stata scelta dal World Sailing, l'ente che organizza la vela internazionale, come tavola per le prossime Olimpiadi. Quindi nel 2024 in Francia l'oro, il bronzo e l'argento maschile e femminile si disputeranno con queste tavole. Ecco, volevo spiegare le caratteristiche appunto di queste tavole. È una tavola che diciamo che ha incontrato immediatamente l'interesse dei giovani, quindi questa è una cosa positiva e che ci fa molto piacere, e si sta diffondendo in maniera capillare in tutte le aree in cui si fa windsurf in Italia e anche ovviamente nelle nazioni estere in cui il windsurf è una delle discipline privilegiate. Di caratteristica importante è il fatto che vola su foil, ha delle ali sotto la superficie della tavola che permettono di sollevarsi dall'acqua, diminuendo quindi l'attrito sull'acqua e avendo performance di velocità e di manovrabilità straordinarie. Continua il vostro impegno nella diffusione e nella promozione degli sport d'acqua? Sì, sempre, perché questo per noi è una grande opportunità di lancio di un nuovo sport olimpico, e la nostra macchina organizzativa è partita immediatamente appena ci è arrivata la richiesta, e grazie al porto che ci ospita siamo riusciti a organizzarla come sempre ai massimi livelli. Il porto location ideale per queste manifestazioni? Sì, devo dire si presta molto per gli eventi sportivi. Una settimana fa abbiamo ospitato lo stand up paddle del campionato italiano, ora ci troviamo qui con la nuova tavola olimpica. È un evento importante per noi, per la nostra città, che dà una grande evidenza al nostro litorale, e quindi ci fa piacere ogni volta averli qui da noi al porto turistico di Roma. Ed il prossimo appuntamento con gli sport d'acqua nel nostro territorio è per il 21 novembre ed il 12 dicembre con il campionato invernale del Windsurfer Class. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbin.